Dio abbi pietà. Dio abbi pietà. Abbi pietà di noi. Non avrei potuto far di meglio se l'avessi preparata io per voi, Hans. L'esecuzione. Che Dio vi accolga peccatore pentito. Degli studi della tarda adolescenza, le differenze di uno,
2, 3, 4 anni, fino ai 25 anni. Ecco, Lev Kulesha, pur essendo il più giovane di tutti loro, era da tutti ritenuto un maestro, in particolare per la famosissima scoperta del montaggio che lui stesso accreditava piuttosto a Griffith come impianto generale, ma che nel suo caso fu col famosissimo effetto Kuleshov applicato a un identico primo piano, agli stessi fotogrammi di primo piano dell'attore famosissimo Mazhukine, autore già del cinema pre-sovietico e poi sovietico, il cui volto, con un'espressione più o meno neutra, diventava di volta in volta feroce, languido, piangente, desideroso. Devo dire che la cosa straordinaria, per citare il suo titolo, Le straordinarie avventure di Mr. West nel paese dei bolscevichi, è un film già nel quale aveva, facendo il quale aveva già 25 anni, era un film di straordinaria satira, di satira del modello appunto americano, del signor West in visita in Russia, che però diventava automaticamente, senza bisogno di esserlo, diventava satira anche di questo paese in qualche modo in attesa preoccupata, in qualche modo ammirata, adorante dell'americano. Ci furono poi Il raggio della morte, lo straordinario Duralex, che abbiamo mandato molte volte, un film di una secchezza, durezza e insieme di sublime marionettismo reinventato, perché poi Kuleshov da solo e con la straordinaria compagna e poi moglie, la Shoklova, dette vita a dei personaggi femminili da una parte vivissimi, appunto sua moglie, dall'altra veramente di bambole biomeccaniche, di personaggi col volto straordinariamente squadrato, insieme umane e diciamo non umane. Ora, il film che vedete stasera è un film assolutamente sorprendente e ci sarà almeno un altro, si può dire tranquillamente, capolavoro, che è Incidente sul vulcano, l'anno dopo, ma I siberiani, proprio piantato lì all'inizio della guerra, è, si direbbe, un tipico film di propaganda. All'interno, tra l'altro, c'è il più famoso dei sosia di Stalin, Gelovani, e c'è una sottostoria che è quella della pipa di Stalin, oppure no, appunto, oppure no. E non è questione di racconto, la trama la vedete. Io devo dire che sono rimasto stupefatto dalla capacità di fare un film dove si susseguono da una parte scene di caccia sostanzialmente, di corsa o inseguimento nella prateria, nella taiga oppure nell'immediata collina e quasi montagna. È una storia di cacciatori, di bambini, di ragazzini in una comunità di villaggio, ma quello che è stupefacente è appunto la luce che è una luce senza arrivare diciamo alla morbidità, peraltro molto successiva, dei film di bambini e fiabeschi del primo Parajanov, ripeto, decenni dopo, ma in modo anche semplice, dichiarato, c'è un uso della luce che, proprio con la semplicità che si deve e che è e proviene dalla luce, complica straordinariamente il quadro, l'inquadratura, il piano, il momento in cui si è. Sembrano improvvisamente sospendersi, tutte le azioni diventano pura contemplazione, non solo la nostra, ma dall'interno dell'inquadratura. I personaggi si fermano, si fanno vedere e guardano, sono illuminati dalla luce che viene da un finestrone e la si vede proprio, come dire, ridisegnata, oltre che ridisegnante, questa luce. Oppure vediamo una caccia che è continuamente interruzione su un piede solo, per fingere di essere un uccello, oppure per non fare rumore, e anche lì una luce che trafigge questi personaggi, questo cacciatore e la ragazza,
i bambini sono i più trafitti in una scena magica, sempre molto, molto geometrica, molto disegnata, sia il disegno delle scale, il disegno dell'interno della casa, il momento in cui appaiono il desiderato Stalin, che sembra un personaggio fiabesco, e devo dire che è una sorta di... che poi non è lui, non è lui la persona che essi cercavano, è un altro padre, e quindi è Stalin, ma non è Stalin, è giusto e sbagliato. Come è giusto e sbagliato questo film? È sbagliato che un genio come Kuleshov si ritrovasse a 40 anni a lavorare su una favoletta per di più edificante, politicamente corretta, il modo per cui lui la scorregge, ma allora diciamo per evitare equivoci, la rende scorretta, scomponendola in desideri che vanno ognuno per conto suo e che si riannodano con difficoltà, ma sempre con questi momenti estatici. Poi c'è dinamismo appunto sfrenato attraverso un inseguimento di animali oppure attraverso la foresta, e lì poi c'è la tagliola che prende il piede del ragazzo, quindi un arresto, è un altro momento di obbligata tranquillità e calma, e però poi di nuovo il dinamismo, ma davvero il momento in cui deve cambiare qualcosa, si aspetta lo spostamento, si aspetta l'epifania, quello di nuovo è un momento immobile, l'elemento infatti più veloce, il momento in cui tutto va alla velocità della luce restando immobile. Ecco, questo probabilmente Kuleshov è stato uno dei primi a rendere, e non così inconsciamente, la velocità della luce che non solo sopporta, forse richiede, forse si fa intravedere meglio anche in inquadrature apparentemente statiche, proprio da parte sua, che era stato uno dei più geniali scatenatori dell'uomo marionetta umana. Buona visione. Disguised as lust, here in our bed until the morning comes.